Microtron is a motorized robot. Batteries not included. Messo in commercio nel 1976, il Microtron era basato su Micro Robot One della linea Microman della Takara. Il concept originale fu creato dal progettista di giocattoli Iwakichi Ogawa. Se al momento della sua messa in commercio la storia del Microtron era inesistente o poco chiara, fu grazie ai fumetti prima della Marvel negli anni 80 per poi arrivare alle pubblicazioni della IDV nel 2016 che la figura di Microtron viene delineata come uno dei buoni, assistente degli eroici micronauti e copilota dell'astronave senziente Biotron. Microtron era venduto in una scatola di medie dimensioni, insieme ad alcuni accessori. Necessita di due batterie AA per funzionare e il vano batterie è situato nella parte posteriore del torso e può essere attivato grazie a un interruttore on-off posto sopra di esso. Quando è acceso, i battistrada di Microtron scorrono su dei cingolati, le braccia ruotano e un trapano cromato che è stato posizionato in un punto veramente poco felice gira. Gli accessori a corredo includono due braccia cromate, due grandi ruote rosse che potevano essere posizionate su entrambi i lati delle braccia e del busto, il famigerato trapano, due battistrada in gomma rimovibili, una gru blu composta da due parti, un supporto e un gancio, e tre piccoli adattatori rossi che includevano una ruota e un supporto e una barra T. Purtroppo nella versione che sono riuscito a recuperare mancavano alcuni pezzi, nello specifico il supporto a T e i cingolati. I cingolati mancanti li ho sostituiti con un paio appartenenti ad un set Lego. Sebbene la misura calzi alla perfezione, però essendo troppo grandi di larghezza, quando il motorino del Microtron viene azionato purtroppo non scorrono, quindi sono solo da un punto di vista estetico. Il ruotino può essere usato come supporto sotto la schiena del Microtron quando questa è in modalità carro armato, mentre la barra T dovrebbe essere usata per tenere le braccia e l'attacco della gru al petto, tramite i fori per pioli da 5 mm, classici della serie. Microtron viene inoltre fornito con due teste diverse. Quella più comune nota ai collezionisti è la testa a sedile. È una testa robotica dall'aspetto più buono che aveva un pannello ribaltabile con un piolo da 5 mm per contenere un personaggio Microman o Micronauta. La seconda testa, dall'aspetto invece più malvagio, è quella con cui il Microtron compare maggiormente su molte confezioni, soprattutto per il mercato americano. Nella confezione erano infine presenti un foglio con gli adesivi ed un foglio con le istruzioni per l'assemblaggio. Un'altra versione del Microtron fu rilasciata poi dalla Howard Toy Company per la loro linea Interchangeables con il nome di Carp e una versione argento e nera di Carp invece fu rilasciata poi dalla M&D Toys. Microtron non è certo tra i micronauti esteticamente più accattivanti, con il suo corpo un po' tozzo ed alcune configurazioni alquanto rozze. Nonostante ciò, nella sua bacheca insieme agli altri personaggi della serie Micronauti fa la sua figura. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di mettere un like, di iscrivervi al canale e attivare la campanella degli avvisi.
Io sono Brodo Nerd e vi do appuntamento alla prossima puntata. We'll be right back.